decisiva. El obiettivo, la vittoria sarà la bandiera bianco-verde che sventola già, sarà il simbolo di questa realtà. Dai ragazze, dai vincete per noi, noi tifosi siamo tutti con voi. Non sarete mai da sole, ovunque si andrà, stando uniti la vittoria verrà. Forza ragazze, non mollate mai, c'è una conquista da raggiungere. Aquapool, piscine e depurazione acque in via De Sensi alla Mezzia Terme. Impero by Arzente, biancheria per la casa, intimo uomo e donna, corso Numistrano 53, la Mezzia Terme. Amici sportivi, entriamo in collegamento dal Palasparti di Lamezia Terme, dove tra qualche istante avrà inizio la gara della sesta giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5 tra la Royal Team Lamezia, padrone di casa in maglia verde, e la formazione del Futsal Molfetta. Squadre che si stanno schierando in campo in questo momento dopo i rituali pre-gara, e tra poco avrà inizio la gara. Gara che sarà arbitrata dal signor Merenda Alessandro di Reggio Calabria insieme a Vincenzo Canistra di Catanzaro, il cronometrista il signor Vincenzo Guerra, sempre di Catanzaro. Squadre sul campo, a battere il calcio d'inizio sarà la formazione ospite in maglia blu con striscia centrale rossa che attacca da destra verso sinistra. Stiamo controllando le formazioni, anche quella ospite. Allora, la formazione lamezina, ci sono il portiere Liuzzo, poi Gerardi, Fragola, Losurdo e Leone, mentre è iniziata la gara. Formazione ospite con Di Conzio in porta, poi Di Corato, Polpicella, De Filippis, Borraccino. Prima azione di gioco manovrata dalla formazione ospite, aveva rubato palla per un attimo la Fragola, e ora è la Borraccino che gioca palla scambiato con la Volpicella, ex Noci. Borraccino lo scorso anno con il Bisceglie Arcadia che ha vinto il campionato. Palla alla Di Corato, l'attaccata dalla Gerardi che gli tocca palla che finisce nelle mani del portiere ospite. Già l'azione in avanti della formazione del Molfetta, Anna Leone va a fermare la De Filippis. Quindi rimessa laterale per la formazione ospite, pronta a battere, mi sembra, Volpicella, da dietro verso la Borraccino, ancora Volpicella, gioca palla la formazione ospite, giro palla da questo lato di Corato, il tiro e la parata senza problemi di Liuzzo, che dà subito a Fragola che può scambiare con Leone, ancora Fragola, avanti per Gerardi, troppo lungo il passaggio per la Gerardi, palla che si perde sul fondo. Sono assenti nella formazione lamezina Linza, Marrazzo e Vezio per infortunio. C'è una conclusione respinta con i piedi dalla Liuzzo, ancora Volpicella che va al tiro con palla finita fuori. Deve rimettere il pallone la Liuzzo verso il capitano Leone, che scambia con Fragola, in avanti Losurdo e Gerardi. Gerardi in posizione di pivot, si gira, però il tiro è un passaggio al portiere. Volpicella scambia con De Filippis, ancora Volpicella al centro per la Di Corato, fermata
dallo sud, ma riesce a mantenere palla alla Di Corato, poi finisce a terra, l'arbitro fischia il fallo allo sud. Quindi calcio di punizione per la formazione ospite. Giocati 1 minuto e 59 secondi di questa gara, consulto tra le ragazze del Molfetta per la battuta del calcio di punizione. Sta cercando subito di sorprendere la formazione della Metina il Molfetta, deve entrare in partita la formazione bianco-verde. Passaggio sbagliato, malinteso sulla battuta del calcio di punizione della formazione ospite, quindi rimesso già la Royal Fragola Leone, può venire in avanti mentre è entrata la mezza testa in campo per la formazione della Metina. Il lancio proprio per la mezza testa sulla sinistra viene fermata dal Di Corato, la mezza testa. Batte quindi lateralmente la formazione la Metina, con mezza testa Fragola che cerca di mettere al centro, ha toccato il difensore, poi c'è stato l'intervento di mezza testa che praticamente ha dato palla al portiere ospite Di Cuonzo, che ha anche la fascia di capitano. Manovra ora la formazione ospite, Di Corato sbaglia il passaggio, ha recuperato palla la Leone, può impostare con calma Samantha Fragola, passaggio a seguire per Sharon che si era fermata, aveva cercato di velocizzare il gioco Samantha, rimessa laterale battuta ora dal Molfetta. Lancio lungo intercettato dallo Surdo che cercava il passaggio verso la Leone, lungo non ci arriva la giocatrice la Metina, quindi palla che si è persa. Senza problemi ha rimesso in gioco il Molfetta. Lancio verso Borraccino, non riesce ad intervenire sulla palla la Borraccino e quindi la rimessa per la formazione la Metina. Leone avanza, giro palla della formazione la Metina, mezza testa, evita un avversario, si accentra, allarga per lo sud, dietro per Fragola, ancora sulla sinistra per Leone, ancora Fragola, ultimo uomo, il lancio al centro per la mezza testa, non riesce ad agganciare, per poco non rimane sorpreso il portiere, bastava un leggero tocco della mezza testa per evitare l'intervento del portiere. Ora Di Corato scambia con De Filippis e va al tiro senza problemi, palla che si perde sul fondo. Ancora Anna Leone per la formazione la Metina, mezza testa in posizione di pivot, laterale lo Surdo, fermata dalla De Filippis. Fragola, lo Surdo può avanzare, un metà tra tiro e passaggio per la mezza testa, maggiore precisione, la mezza testa era liberissima e poteva andare a battere a rete. Posta ora la formazione ospite, Volpicella, scambiato con De Filippis ma ha intercettato il passaggio verso Borraccino lo Sud, e ora mezza testa, può allargare a destra per lo Sud, subito al tiro, al volo, era troppo defilato per andare alla conclusione. Ora lo Sud viene sostituita dalla Mirafiore, quindi anche la Mirafiore va in campo, il bomber dello scorso anno, il vice bomber ricordiamo Erika Linse è infortunata, fortunio in allenamento la settimana scorsa, quindi non ha giocato nemmeno la partita di Policoro, ricordiamo che aveva già segnato 5 reti. Ora c'è una conclusione senza problemi per il portiere, mentre c'è il malato che entra al posto della
del Leone, quindi anche Malato in campo, che è andata in rete contro il Policoro nella partita giocata sabato scorso. Non ci sono ancora cambi nella formazione ospite. Mezzatesta non controlla bene il pallone, si perde questa opportunità per la formazione lametina. De Filippis sulla sinistra cerca di andarsene, vanno a chiudere Malato e Fragola. Dopo una finta aveva cercato di involarsi la De Filippis, è andata a raddoppiare Fragola che ha toccato palla in calcio d'angolo. Quindi calcio d'angolo per la formazione ospite, tutte e tre le giocatrici fuori aria, lontane, ora vanno dentro, il tiro della Di Corato, palla alta, la posizione abbastanza distante dalla porta. Mirafiore, il passaggio verso la mezzatesta intercettato dalla Borracino, è andata a recuperare la mezzatesta, Borracino riesce a dare dietro a De Filippis, il gioco a due evita l'intervento della mezzatesta. Di Corato dietro Borracino che allarga a sinistra per De Filippis, ancora Borracino ultimo uomo. Ora lo scambio Borracino-Volpicella, dalla lunga distanza tenta il tiro De Filippis praticamente da oltre la metà campo, palla alta. Liuzzo può rimettere il gioco. Sono giocati già 6 minuti e 15 secondi, c'è una conclusione del Mirafiore senza problemi, la parata del portiere Di Cuonzo. Fragola va a chiudere sulla De Filippis che allarga per la Di Corato, la palla di ritorno verso il centro dove c'era la Volpicella, ma ha recuperato palla da Liuzzo, mezzatesta, Mirafiore scambia con Fragola, può avanzare Fragola, a destra Mirafiore, allarga per mezzatesta ma ferma il pallone quando era già fuori e toccato da un avversario, quindi la rimessa per la formazione lametina. Fragola al tiro, ancora palla fuori, ancora Fragola per mezzatesta, si è messo in mezzo la De Filippis, Fragola non si è accorta che praticamente non ha quasi toccato il pallone di ritorno per la compagna. Volpicella Di Corato, lancio lungo in avanti, non ci può arrivare nessuno. Fragola. Anticipata la Mirafiore, ma recupera palla ancora la formazione della Metina. La Malato sulla palla, può scambiare con la Fragola, al solito imposta la Fragola. Si allargano le giocatrici lametine, dice profondità mister Carnuccio, quindi vanno in due, in profondità mezzatesta e Mirafiore, Malato ha ricevuto da Fragola che può allargare ora a sinistra dove si è fatta vedere la Mirafiore, Mirafiore una finta, può andare al tiro, la conclusione respinta dal portiere, arriva Fragola, il tiro respinto dalla Borracino, e fallo laterale per la formazione lametina, Fragola, Malato. Il passaggio per Mirafiore, il tiro, la parata del portiere che ha respinto, poi si lotta per conquistare palla, ne esce palla al piede la Di Corato che cerca di imbastire la ripartenza, ci mette il piede Laura Malato e mette palla out, evita problemi su questa ripartenza ospite, è stata buona occasione per la formazione lametina. Vediamo Volpicella che va alla battuta, scambia con De Filippis, De Filippis ha fintato un tiro, cerca di allargarsi, va a chiudere Mirafiore, Liuzzo, recuperato palla, Fragola, Malato. Lancio, ha visto il portiere fuori, più che un lancio era un tiro in porta perché ha visto il portiere fuori, la parabola cercava il campo, palla che è uscita.
passaggio sbagliato ora di Volpicella e quindi fallo laterale che batte Fragola per Laura Malato, ricordiamo ex Siracusa, mezza testa, mantiene il possesso di palla, dato dietro a Malato, si allarga Mirafiore, allarga anche la mezza testa in profondità, Fragola ancora Malato, il passaggio per mezza testa, poteva dare la palla di ritorno al Malato che si stava inserendo ma ha mantenuto il possesso palla. Mirafiore, no, cercava il passaggio per la Malato, ha colpito praticamente la mezza testa, si era inserita sulla fascia la Malato che ora recupera sull'avversaria, Malato messa a terra dalla De Filippis. Calcio di punizione per la formazione lametina, mentre in tribuna scorgiamo Sofì Bagnato e Tiziana Pota, ex lametine, quest'anno si erano trasferite al Catanzaro, sono qui ad assistere alla partita, mezza testa, mette dall'altra parte per Mirafiore che si ferma la palla prima di tirare e poi chiude su di lei la Volpicella. Fallo laterale battuto dalla formazione lametina, sale l'intensità della formazione bianco-verde, Mirafiore, Fragola al centro, cercava la mezza testa, non passa la palla, intercettata dalla Borracino, ha recuperato palla, Fragola, il tiro respinto dalla De Filippis, ancora Fragola in mezzo a tre, non fischia il fallo il signor Merenda, era stata toccata. In mezzo a tre, mentre si appresta ad effettuare un cambio, rientra Anna Leone in campo per la formazione lametina. Ancora no, ma è pronta ad entrare, Malato in possesso di palla, lancio per la mezza testa che proprio di testa colpisce, non bene, palla recuperata senza problemi dal portiere. Decorato può allargare per Volpicella, sulla sinistra c'è la Malato a chiudere, l'affronta la Malato, la ferma, poi Decorato, De Filippis va a chiudere la Fragola, il tiro di De Filippis è toccato da Liuzzo mentre chiede il cambio mezza testa, segnato dopo, mentre in uno spicchio del palazzetto. Ottima parata di Liuzzo con i piedi sul tiro della Volpicella, stavo dicendo che nell'angolo lato porta Vigor Lamezia è arrivata tutta, lato Royal Lamezia è arrivata tutta la Vigor Lamezia, il gioco di parole, presente in questa partita per una sorta di gemellaggio tra Royal Team Lamezia e Vigor Lamezia. Conclusione di Decorato toccata dal Mirafiore, palla messa ancora out, ancora calcio d'angolo per la formazione ospite, palla per la Decorato di fronte alla Fragola la ferma, fallo laterale, ultimo tocco della Decorato e quindi calcio di punizione per la formazione lametina, esce mezza testa, entra Anna Leone, il capitano, Malato, Fragola, Leone, Mirafiore, giro palla della formazione lametina in cerca del varco giusto, e ha rubato palla la Decorato alla Fragola, è andata al tiro, sfiorato la marcatura, palla toccata dalla Liuzzo, ha sfiorato il palo, pericolo corso dalla formazione lametina perché la Fragola non si è liberata subito del pallone, si è avventurata in un dribbling, palla dietro per Volpicella, il tiro toccato dalla Leone, poi Malato, ferma ancora la De Filippis, palla out. Cercato direttamente il tiro verso la porta e c'è time out ora chiesto credo dalla Royal,
quindi primo time out della gara quando mancano 8:45 al termine della prima frazione di gioco. Vi ricordo che la sesta giornata di campionato si giocano anche Fasano Bisceglie, Martina Policoro, San Cataldo Vittoria Sporting, Sandos Catanzaro e Vittoria Calcetto New Team Noci, mentre riposa il CUS Cosenza in questa giornata. Mister Carnuccio che sta dando disposizione alle proprie ragazze per proseguire la gara. C'è stato qualche problemino, si è concessa qualche palla pericolosa di troppo alla formazione ospite, mentre ora è pronto per entrare in campo Sharon Losurdo al posto della Mirafiore. Rientrano le due squadre in campo pronta alla battuta del fallo laterale, la Fragola, Samantha Fragola, Anna Leone per Malato, Fragola Leone, ultimo uomo in questo momento, a destra si fa vedere la Losurdo, a sinistra c'era anche Fragola, lo scambio tra le due, ora Leone cerca di accentrarsi, scambia con Fragola, il passaggio verso Losurdo, Malato, fa girare ancora palla alla formazione della Metina, aspetta che ci sia un varco, Losurdo al tiro, la conclusione messa in calcio d'angolo dal portiere di Cuonzo e Laura Malato che va a battere il calcio d'angolo. Fragola, Losurdo direttamente al tiro verso l'angolino, riesce a metterci il piede il portiere di Cuonzo, Valentina di Cuonzo, Molfetta, Volpicella, non ha effettuato cambi ancora la formazione ospite, sta giocando dall'inizio sempre con la stessa formazione, non so se riescono poi ad arrivare fino in fondo. Sempre di Cuonzo, Volpicella, De Filippis, Di Corato e Borraccino. Posta Di Corato, Volpicella, Borraccino. Di Corato, passaggio di ritorno ma nei piedi di Losurdo che controlla palla, scambiato con Fragola, sulla sinistra Malato. Destra Leone che riceve palla. Cambia con Fragola, Malato ancora, aveva cercato il passaggio al volo, Losurdo in mezzo a due, chiude la Volpicella, aveva evitato l'intervento di Borraccino ma arrivava la compagna, mentre ora il primo cambio è la Barbaro che va in campo, il primo cambio effettuato da mister Diego Iessi. Mentre il Noci segna vittoria e il Martina in vantaggio sul Policoro con Anaclerio. Quindi i primi due risultati che sono cambiati in questa sesta giornata che si gioca nella festività del 1° novembre. Fragola, Leone, in mezzo a due Leone fermata, Losurdo. Leone, Malato, ancora Leone, mentre tagliava al centro dell'area Losurdo che è andata dall'altra parte, riceve ora, scambia con Malato, ancora Losurdo davanti al portiere, l'uscita del portiere e la respinta. Azione gol per la formazione lametina. Losurdo direttamente al tiro, la parata del portiere di Cuonzo. Molfetta, Volpicella, passaggio verso la Barbaro, va a chiudere la Malato, gli tocca la palla alla Barbaro, la rimessa per la formazione la Metina. Oh,
Gerardi è entrata in campo, Leone, Fragola. Gerardi ha segnato 4 reti finora. Leone. Gerardi è fermata, non è riuscita a controllare bene il pallone, ha perso l'attimo giusto e la Borracino l'ha fermata. Passaggio, va a chiudere la Fragola, ma finisce per servire la Borracino, è andata a chiudere la Leone che poi libera e butta palla fuori. Mancano al termine 5:15, 0-0 sempre il punteggio al Palasparti di Lanezia Terme. Sesta giornata del campionato di Serie A di calcio 5 femminile, Royal Team Lamezia che affronta Futsal Molfetta. Fragola, anticipo sulla Barbaro, ma la palla è out. Mentre si è appresa ad effettuare un cambio, la panchina ospite, la Di Corato, dovrebbe rientrare al posto della Borracino. Rimessa di Liuzzo per Fragola. Passaggio verso lo sud, intercettato Leone, in mezzo a due, viene fermata dalla De Filippis. Pallo laterale per la formazione lametina, siamo sulla tre quarti in avanti all'altezza del tiro libero. Lo surdo pronta a battere, tocca per la Leone. Lo surdo, tiro dalla distanza, palla toccata da un giocatore del Molfetta, il portiere lascia la palla ma aveva toccata una compagna, quindi calcio d'angolo per la formazione lametino. E Samantha Fragola pronta a battere dietro per lo surdo. Leone, tra Gherardi, fermata dalla Volpicella. Mentre è finita a terra Anna Leone, Fragola scambia con lo surdo, il passaggio verso la Gherardi, ma la palla era fuori. Troppi passaggi sbagliati, con quella finita direttamente fuori. Si alza la palla la De Filippis, forse meglio, non aveva controllata bene, la palla gli si era alzata in una sorta di sombrero sull'avversario, ma è finito direttamente fuori. Leone. Ancora Leone che scambia, gioca a due con la Fragola. Lo surdo verso Gherardi, troppo alto il pallone, si stava centrando la Gherardi, niente da fare. Volpicella, Di Corato, il lancio era verso la De Filippis, toccato dalla Gherardi, poi lo surdo, Gherardi sul passaggio di ritorno, sull'uscita del portiere, arriva male sulla palla e la mette fuori. Volpicella, larga a sinistra per Di Corato, la Gherardi va a chiudere, gli ruba palla, cerca di far viaggiare la lo surdo, ma arriva prima la De Filippis. Ancora Volpicella, passaggio era verso la Barbara, ha fermato tutto Anna Leone. Lo surdo, il tiro di lo surdo sfiora la traversa e c'è time out chiesto dalla panchina ospite. Questa volta mancano 3 minuti e 7 secondi al termine del primo tempo. 0-0 ancora il punteggio, non riesce a sbloccare il risultato la formazione lametina. Ricordo già cambiato qualche risultato, con il Noci che ha segnato a vittoria ed il Martina che ha segnato con Anaclerio sul Policoro. Non abbiamo aggiornamenti finora dagli altri campi.
Sì, c'era una piccola discussione al tavolo perché la Royal era già entrata in campo, l'arbitro ha detto possono anche decidere di anticipare ed entrare in campo, poi devono aspettare che finisca il tempo del time out per riprendere a giocare. Volpicella scambiato con la Dicorato, dopo che aveva preso palla la Barbara, anticipa Fragola ma sbaglia il passaggio, finisce per servire la Dicorato, l'uscita di Liuzzo ad anticipare la stessa Dicorato, peccato, poteva essere una buona occasione. Ora Lo Zurdo ha sbagliato il passaggio, è andato a recuperare sulla Volpicella che l'aveva fermata, Gherardi, passaggio di ritorno, chiusa in mezzo a due da Lo Zurdo e ora c'è fallo fischiato alla formazione della Metina, l'arbitro aveva lasciato continuare. 2 minuti e 28 al termine del primo tempo, calcio di punizione per le ospiti, 2-1 i falli. Dicorato, Barbaro, De Filippis, ancora Volpicella, cercato il passaggio verso la Barbaro, Valeria Volpicella, non preciso, mentre ora ammalato e di nuovo in campo al posto di Gherardi. Sia Gherardi che Malato nella gara con il Pollicoro sono andate a rete, addirittura 2 gol per la Gherardi, 3 per la Lo Zurdo che ora si accentra, va al tiro, toccato da un difensore con palla che è finita alta e c'è calcio d'angolo per la formazione lametina. Mancano ora 1 minuto e 53 al termine, calcio d'angolo che va a battere Laura Malato, palla dietro per Lo Zurdo, scambia con Malato, no, non controlla bene, gli scappa la palla, persa questa opportunità da parte della formazione lametina. Sempre 0-0 il punteggio al Palace Party tra Royal Team Lamezia e Futsal Molfetta. Volpicella, Dicorato, passaggio intercettato dalla Fragola, salta un avversario, poi palla di ritorno di Sharon Lo Zurdo ma viene chiusa dalla Di Cuonzo, l'uscita del portiere evita problemi, ora Malato intercetta il passaggio verso la Barbaro, secondo passaggio di De Filippis con palla fuori, fallo laterale battuto dalla formazione lametina. Fragola, Leone, mentre Lo Zurdo esce dentro mezza testa nella fila della formazione lametina. Malato, il lancio era verso Fefe Bomber, Fefe mezza testa, Malato rimesso sulla Fragola, mezza testa, no, non riesce a controllare bene il pallone, regalata questa opportunità alla formazione ospite. Volpicella, mezza testa, va a chiuderla, il passaggio verso Dicorato, c'è Anna Leone, colpo di tacco verso Volpicella, chiuso dal mezza testa, fallo laterale per la formazione ospite. Volpicella messo in mezzo per la De Filippis, anticipato tutto la Fragola, mezza testa, no, si porta palla fuori la mezza testa, c'era la Leone su quella fascia, si stava centrando. Controllo sbagliato di De Filippis, palla direttamente out. Ultimi secondi di gioco di questo primo tempo, perde palla
malato, non riesce ad arrivarci sulla palla, quindi persa questa opportunità di imbastire un'azione d'attacco della formazione della Metina. Ora Di Corato, chiusa dalla mezza testa, e ormai è finito il primo tempo, 4 secondi ma si devono giocare. Intercetta Fravola, deve tirare perché è finito il tempo, non se ne è accorto, e finisce qua il primo tempo sul punteggio di 0-0 tra Royal Team Lamezia e la formazione del Futsal Molfetta. Quindi 0-0 al termine del primo tempo qui al Palasparti. Per il momento diamo la linea alla regia e ci risentiamo tra poco per la ripresa del gioco. Aquapool, piscine e depurazione acque in via De Sensi a Lamezia Terme. Impero by Arzente, biancheria per la casa, intimo uomo e donna, corso Numistrano 53, Lamezia Terme. Ricollegati con il Palasparti di Lamezia Terme, dove tra qualche attimo inizia il secondo tempo della gara tra la formazione della Royal Team Lamezia e la formazione del Futsal Molfetta, squadre che si sono schierate in campo e si può riprendere a giocare. Iniziato il secondo tempo, Fragola ha giocato il pallone alla formazione Lamezia. C'è stato un passaggio sbagliato, la formazione Lamezia è rientrata in campo con Oliuzzo, Malato, Fragola, Mirafiore e Mezzatesta. Formazione ospite con il portiere Di Quonzo, poi Borraccino, Di Corato, De Filippis e Volpicella, stessa formazione che aveva praticamente giocato tutto il primo tempo, c'è stato solo un cambio. 0-0 il punteggio, con diverse occasioni sia per la formazione Lamezia ma anche per la formazione ospite. Ora Mezzatesta non controlla, palla fuori e rimessa che era stata effettuata, ma ha sbagliato poi il Molfetta il passaggio e palla che è finita fuori, quindi Malato può rimettere in gioco. Fragola, Mirafiore potrebbe tirare, il tiro sfiora la rete, la Mirafiore. Borraccino, Volpicella, Di Corato, De Filippis era in posizione di pivot, ora torna dietro a fare l'ultimo uomo, a ricevere palla e infatti recupera sull'attacco che era stato di Mezzatesta che aveva toccato palla all'avversaria. Volpicella chiusa in mezzo a tre, c'è stato un fallo di reazione della Volpicella dopo che era a terra, aveva cercato di scalciare l'avversaria. Calcio di punizione, primo fallo fischiato nel secondo tempo alla formazione Lamezia. L'arbitro che fa sistemare la barriera alla distanza prevista dal regolamento e la Borraccino pronta al tiro, scambiato con Volpicella che era all'angolo, viene fermata Volpicella da Fefe Mezzatesta. Borraccino, Di Corato, attaccata dalla Mirafiore, è costretta a dare palla dietro alla Volpicella, poi c'è l'anticipo di Fragola sulla De Filippis, va a chiudere anche la Malato che gli mette palla in fallo laterale. Fallo laterale per la formazione ospite. Primi minuti del secondo tempo, sempre sullo 0-0, non si sblocca il risultato. Di Corato
intercetta Fragola, cerca lo scambio con una compagna, ma Licorato la ferma a sua volta, poi era quasi arrivata davanti al portiere, l'uscita di Liuzzo, ma non riesce ad arrivare sulla palla la giocatrice ospite, che è sfilata a fondo campo. Licorato, Volpicella, ancora Licorato, scambiato con Borraccino, ora il passaggio di ritorno di Volpicella, va al tiro la Licorato, intercettato la difesa alla Metina, ma ancora il possesso di palla della formazione ospite. È iniziato bene questo secondo tempo, intercetta Fragola, parte la Mirafiore, la ripartenza davanti al portiere, e il gol! E il gol di Giusi Mirafiore, 17 e 33 al termine, la formazione lametina passa in vantaggio con Giusi Mirafiore. A 0 per la formazione lametina, dunque Giusi Mirafiore ha portato in vantaggio la Royal Team Lamezia. Si riprende a giocare sul vantaggio di 1-0 per la formazione biancoverde. Sbloccato dunque il risultato, magari ora sarà anche più facile giocare per la formazione lametina. C'è stata una palla intercettata da Fragola, passaggio lungo per mezza testa. Borraccino, Licorato, Fragola va a pressare, passaggio laterale per lateralmente per la Volpicella, e poi De Filippis sbaglia tutto, praticamente butta palla a fondo campo, non ci poteva arrivare nessuna delle compagne. Punteggio di 1-0 per le biancoverdi. Volpicella aveva ricevuto da Borraccino, sbaglia il passaggio, mette palla fuori. Ricordiamo 17:33 dal termine, praticamente dopo 2 minuti e 27 secondi del secondo tempo, Mirafiore ha sbloccato il risultato per la formazione biancoverde. Malato, non riesce a controllare, e la ripartenza ferma tutto, Mirafiore che scambia con mezza testa evita un avversario, si accentra in mezzo a tre, viene fermata, poi va direttamente al tiro, e il gol di Mirafiore che anticipa il portiere, tocca di quanto basta la palla e raddoppia la formazione lametina ancora con Mirafiore. Doppietta di Mirafiore per il 2-0 della formazione lametina e quindi 1-2 della formazione biancoverde. 1-2 ad inizio della ripresa per la formazione lametina. Micidiale Giusi Mirafiore, che aveva tardato a sbloccarsi nelle prime partite di questa stagione, è rimasta mi sembra per le prime tre partite senza segnare, poi ha segnato alla quarta giornata se non ricordo male. Ricordiamo per lei 23 reti nella scorsa stagione. Ancora Mirafiore che aveva rubato palla sulla Licorato, vi riesce al secondo tentativo, poi c'è la fallo sulla Fragola non fischiato, praticamente arrivava davanti al portiere su quel dribbling.
Lancio di Malato verso mezza testa sulla fascia, riesce ad evitare e girare l'avversario, ma praticamente è fuori campo. Borracino alla rimessa, Colpicella scambia con De Filippis, non effettua molti cambi l'allenatore Diego Iessi, mentre Fragola ha rubato palla sulla di Quarato in mezzo a due, viene chiusa, se ne va la De Filippis, fermata dalla Malato, Laura Malato con calma per Mirafiore, Mirafiore può scambiare con Fragola, con calma mezza testa, passaggio al volo per Laura Malato che può servire, mezza testa che non riesce ad arrivare sul pallone, tocca il portiere, mentre vediamo c'è un fallo fischiato alla formazione ospite, un fallo cumulativo alle ospiti. Dicevo che nella formazione ospite pochi cambi, non entra nemmeno la Mazzuoccolo ancora, che forse ha qualche problema fisico, infatti ci sorprende che non sia in campo la Mazzuoccolo. Mirafiore al tiro, sbaglia completamente, palla alta che finisce direttamente fuori, fermo ancora il punteggio sullo 2-0 dopo l'1-2 ad inizio ripresa della formazione lametina. Ora c'è un'azione della formazione ospite che gira palla, intercetta mezza testa e mette fuori. Colpicella, passaggio verso Borracino all'angolo, evita l'avversaria, la conclusione, l'uscita del portiere Liuzzo che ribatte, è recuperato palla a mezza testa che lancia a lungo per la Fragola, chiusa dalla Borracino. Sempre 2-0 il punteggio per le biancoverdi, mezza testa di fronte a Borracino, una finta, una seconda, gli tocca la palla, poi la Borracino la mette out. Malato, Fragola, passaggio verso la mezza testa che aveva stoppato di petto e ha toccato per Fragola che viene messa a terra, ma non stanno fischiando un fallo sulla Fragola e ora viene fischiato sulla Malato. Sono già 4-5 dribbling della Fragola che viene messa a terra e non viene fischiato nessun fallo. Secondo fallo fischiato alla formazione lametina mentre si sta riscaldando la Mazzuoccolo. Sistemata la barriera da parte della Liuzzo, Malato e Mirafiore in barriera, vediamo De Filippis cosa decide di fare. La conclusione direttamente verso l'incrocio dei pali, il tuffo della Liuzzo che sfiora, la palla è fuori, Liuzzo, Mirafiore, Leone che è andato in campo, Mirafiore evita un avversario, la De Filippis aveva cercato la mezza testa all'angolo, palla intercettata dalle giocatrici ospiti, finita in fallo laterale, Leone, Fragola, Leone, mezza testa per Mirafiore, il colpo di tacco e chiude la De Filippis in calcio d'angolo. Sempre 2-0 il punteggio per la formazione biancoverde. In campo ora con Fragola, Leone, Mirafiore, mezza testa, Mirafiore al tiro sulla battuta del calcio d'angolo della Fragola. Palla out, sempre 2-0 il punteggio, mentre ora è la Chiariello che si sta riscaldando perché
Volpicella è praticamente rimasta infortunata ed è soccorsa in panchina ed è entrata la Mazzuoccolo. Fermata la Mazzuoccolo dalla Fragola, mezza testa, va al tiro, chiude la Borraccino con palla messa in calcio d'angolo. Fragola, Mirafiore, il tiro con mezza testa che era davanti al portiere, bastava sfiorarla per evitare la respinta del portiere di Cuonzo. Mirafiore, Fragola, mentre c'era stato il coro per la Leone. Beh, bello, bella la triangolazione, mezza testa Fragola, fermata la Fragola. Calcio di punizione dal limite, ma era dentro, ha fischiato quando era fuori, dice lui. Mirafiore si sistema il pallone, vediamo se riesce a mettere dentro la tripletta. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro, Mirafiore aveva cercato l'angolino, alzato il pallone, sfiora l'incrocio dei pali, Giusi, Mirafiore, due reti per lei quest'oggi, 2-0 per la Royal Team sul Futsal Molfetta. Mazzuoccolo scambia con De Filippis, lascia che la palla finisca fuori senza toccarla. Il portiere ospite non poteva toccarlo, altrimenti era calcio di punizione. Sappiamo qualcosa quello che è successo ai playoff lo scorso anno, controllato solo che non entrasse in porta perché sarebbe stata autorete. Battuta del calcio d'angolo non dà frutti, ma c'è ancora un fallo laterale per la formazione lametina. Leone, Leone, Fragola, il colpo di tacco di mezza testa, non si fa sorprendere il portiere di Cuonzo, sarebbe stato un gol bellissimo questo colpo di tacco davanti al portiere di Fefe, mezza testa. Leone lascia per il tiro, ottimo, ha lasciato Fragola per il tiro di Mirafiore, mentre c'è un time out chiesto dalla panchina ospite, credo. Nel frattempo andiamo a vedere cosa succede sugli altri campi. Eravamo con l'1-0 del Noci, andiamo a vedere se ci sono altri aggiornamenti che arrivano dal pool della Serie A. Abbiamo i risultati, allora abbiamo vittoria Calcetto 1-2, allora, vittoria Calcetto Noci 1-2, quindi il Noci in vantaggio a vittoria, poi abbiamo Vigon San Cataldo Sporting Futsal 0-1, poi avevamo il vantaggio del Martina che ora è sul 2-0, 2-0 per il Martina, non abbiamo notizie del Sandos e del Fasano, evidentemente il risultato non è stato sbloccato o qualcuno si è dimenticato di aggiornare i risultati. Per il momento 2-0 del Martina, vittoria del Sporting a San Cataldo per 1-0, ma la partita si sta ancora giocando e New Team Noci in vantaggio con il Vittoria Calcetto in trasferta. Squadre che rientrano in campo. Borraccino, Mazzuoccolo, intercettato il passaggio della Mazzuoccolo, ha cercato il tunnel Mirafiore, passa la palla ma troppo lunga, finisce nelle mani del portiere di Cuonzo che ha fatto ripartire subito la Di Corato. Mazzuoccolo dietro per Borraccino, Mirafiore ferma la Mazzuoccolo, ancora Borraccino, Mazzuoccolo fermata dalla Mirafiore, ma l'arbitro fischia il fallo, il terzo fallo mi sembra che fischia per noi, 3-2.
Mazzuoccolo alla battuta del calcio di punizione, stava per intercettare mezza testa ma ci pensa Fragola a fermare tutto, scambiare con Mirafiore, dietro per Leone ultimo uomo, Mirafiore sulla sinistra evita la Mazzuoccolo, scambia con Fragola al volo per la Leone che è rimasta, stava indietreggiando, invece ha dato palla in avanti la Fragola. Borracino, Mazzuoccolo sulla sinistra, si accentra, cerca una compagna per lo scambio, Di Corato verso Borracino, ancora Di Corato, pressing alto della formazione Lametina, Mazzuoccolo non ha un buon controllo, deve rifare tutto, poi il tiro dalla lunga distanza di Di Corato e si distende la Liuzzo e tocca in calcio d'angolo. Battuta del calcio d'angolo a Di Corato che scodella per la Mazzuoccolo che al volo non colpisce la palla, cerca la Di Quonzo di mantenere vivo il gioco ma la palla è fuori, ha battuto la formazione della Lametina. Fragola, ancora Mirafiore, Mirafiore mezza testa, si avvicina alla Leone, Fragola, Leone. Sbagliato il passaggio per la mezza testa, un po' troppo affrettato, poi Leone ferma la Mazzuoccolo che ora si deve allecciare la scarpetta. Me le mandi poi. Borracino, Di Corato, intercetta il passaggio a Fragola che se ne va. Mezzo a due evita un avversario, aspetta le compagne, poi serve la Mirafiore, si allunga un po' troppo il pallone, scivola, Mazzuoccolo gli mette palla in fallo laterale. La stessa Mirafiore che va a battere per la Fragola, ancora Mirafiore cerca il colpo di tacco, fermata dalla Mazzuoccolo. Passaggio per la mezza testa dall'altra parte, una finta, la conclusione. Borracino chiude in scivolata, palla fuori, ancora fallo laterale per la formazione Lametina. Il passaggio al centro, non ci arriva la Mirafiore, c'è la ripartenza della Mazzuoccolo ma recupera la difesa Lametina, mezza testa, Fragola cerca il passaggio in avanti, non arriva per la Mirafiore, poi Fragola chiude sulla Mazzuoccolo, palla fuori, fallo laterale per la formazione ospite. Mazzuoccolo, abbiamo superato la metà del tempo. Di Corato arriva sulla palla, viene fermata dalla Leone. Il fallo laterale mentre Sharon Lo Surdo è pronta ad entrare in campo. Malato va a pressare, recupera la palla la formazione Lametina con Leone, mezza testa. C'era la Malato sulla sinistra, ora Leone a destra, viene fermata dalla Borracino che parte in velocità, va a recuperare la Malato che butta la palla fuori anticipando l'avversaria senza guardare in faccia nessuno. Ora c'è un tiro della Di Corato e poi della De Filippis con la respinta della Liuzzo. Borracino, Di Corato, Borracino, Mazzuoccolo, ruba palla Sharon Lo Surdo, poi scivola ma insiste sull'avversaria, riesce a rubare palla all'uscita del portiere sulla Lo Surdo, fischia fallo l'arbitro, il quarto fallo è fischiato nella formazione Lametina se non andiamo errati, mentre rimane a terra il portiere della formazione ospite e si è presto a far entrare il quinto uomo la formazione del Molfetta. Il
prepara il quinto uomo, quindi Diego Iessi. Tarda a rialzarsi il portiere ospite. Mentre l'allenatore del Molfetta sta dando delle indicazioni al portiere di movimento che deve entrare in campo. Ora è tutto a posto, si è rialzato, si può riprendere a giocare. Ed ecco l'ingresso del quinto uomo, l'ha decorato, mette la maglia del quinto uomo, mi sembrava che c'era un'altra giocatrice, ora l'ha decorato, che ha la maglia quindi del quinto uomo. Ora il giro palla con la difesa alla mediana che si deve muovere bene e cercare di rubare il pallone. Volpicella, Borraccino va subito al tiro, palla che finisce fuori e rientra il portiere di Quonzo. Malato, Losurdo. Leone, Losurdo. Passaggio verso la Leone, toccato dalla Mazzuoccolo, out. Sbagliato il passaggio di Fragola, intercettato dalla Volpicella, Mazzuoccolo libera per andare al tiro sul recupero del Malato, tocca anche Liuzzo che era piazzata sul proprio palo. Calcio d'angolo che batte la Mazzuoccolo dietro per il quinto uomo di Corato che è di nuovo in campo. Borraccino, Volpicella. Giro palla, dice Carnuccio, non uscire, intercetta Fragola, il tiro, no, non è preciso e finisce fuori il tiro della Fragola, non preciso il tiro di Samantha Fragola, è palla che è finita fuori, quinto uomo sempre in campo. Volpicella, Borraccino, Flora Borraccino, Valeria Volpicella, giro palla De Filippis, ancora Borraccino, palla di ritorno, sbagliata ma c'è la Di Corato che ha recuperato, ancora Borraccino, la palla vagante, si poteva recuperare anche da parte della difesa, poi Fragola va a chiudere sul Mazzuoccolo, palla che finisce a fondo campo. Lancio lungo per Sharon Losurdo che mette a terra di petto. Arriva Leone, il passaggio era verso la Malato, Losurdo si inserisce, viene toccata per un attimo dall'avversaria, perde il tempo giusto per arrivare sul pallone davanti al portiere, ora Volpicella si era portata la palla fuori e quindi fallo laterale per la formazione lametina. Leone per Malato, invita a salire, Iessi sbaglia il passaggio Malato verso Losurdo che era in ritardo per arrivare sul pallone, rientra il quinto uomo per la formazione ospite, 5:54 al termine. Borraccino, Monticella, Di Corato, sempre il giropalla, Mazzuoccolo, il tiro parato dal portiere, no! Esce di poco il pallone della Liuzzo, pochi centimetri ed era il terzo gol del portiere lametino con la porta sguarnita. Borraccino, Volpicella, Di Corato. Si muove bene per ora la difesa lametina, Volpicella,
dai e vai, intercettato dalla Fragola, lo surdo, la conclusione non precisa, finisce fuori, poteva magari involarsi palla al piede, fare 10 metri e poi tirare in porta. Sempre 2-0 il punteggio per la formazione lametina, doppietta di Giusi Mirafiore in apertura del secondo tempo, dopo che il primo si era chiuso sullo 0-0. A Zoccolo dietro per Di Corato, la conclusione parata, o meglio respinta dalla difesa lametina, poi ha perso il tempo giusto lo surdo per andare al tiro. Leone chiusa in mezzo a due, non è riuscito a rigiocare palla con le compagne e quindi ancora Molfetta in possesso di palla. Sbagliato questo passaggio, palla che finisce direttamente fuori, potrebbe battere subito la formazione lametina con la porta praticamente sguarnita, ma si perde tempo a recuperare palla. Quattro minuti e 16 al termine della gara, sarebbe il caso di mettere dentro il terzo gol e chiudere la partita. Recuperato il pallone, ma Di Conso dice che è sgonfio, quindi arriva l'altro pallone. Battuto verso lo surdo. Lo surdo se ne va, può servire l'ammalato, ma c'è il recupero della Borraccino. La Borraccino è recuperato su di lei, mettendo fuori angolo netto. È stata la Borraccino ad anticipare la Lo Surdo, che stava per passare all'ammalato libera davanti alla porta. Quindi calcio d'angolo per la formazione lametina. Il solito Malato alla battuta. Osurno, il passaggio di Malato finisce nei piedi della Mazzoccolo, va a pressare alto la formazione lametina, potrebbe non consentire di far entrare il quinto uomo se pressa alto, ma poi rientra e quindi si può effettuare il cambio con l'ingresso della Di Corato con la maglia gialla in campo. Tiro della Di Corato, parato da Liuzzo, ma sbaglia. È la porta vuota, quando pare il portiere può tirare direttamente in porta, ma sbaglia la mira, è ancora una palla fuori con la porta vuota, ancora un tiro alla distanza con palla fuori, peccato. Ora intercetta lo surdo Leone, un po' di confusione, l'uscita di Liuzzo, calcio d'angolo, avevamo recuperato palla. Colpicella, passaggio all'angolo per De Filippis, non ci arriva, passaggio verso Sharon, lo surdo, dietro palla per Malato, Fragola, ancora Malato, lo surdo cerca di andarsene sulla fascia, fermata dalla Borraccino, fallo laterale per le biancoverdi della Royal. Malato ha fatto intendere di voler andare al tiro, poi ha fermato e dato alla Fragola, Leone supera l'avversario, scambia con lo surdo, Leone, e il gol di Leone, 3-0, ottima questa giocata della formazione lametina, 2:48, la Leone porta a 3 le reti della formazione lametina, bella giocata, bello scambio tra lo surdo e Leone per il 3-0, e segna anche la Leone, il capitano. 2:48 al termine, mantiene il terzo uomo in campo la formazione ospite. Di Corato, Borraccino, Volpicella, solito giro palla, due a tagliare dentro l'area, sbagliato il passaggio di Volpicella, palla sul fondo.
lancio lungo con le mani verso la Lo Surdo, anticipata dalla Volpicella. Lo Surdo fragola, Leone fragola, fermata dalla Borraccino, va a recuperare Lo Surdo sulla Borraccino, gli ruba palla, può scambiare con le compagne ma tarda, poi recupera la Leone, un colpo di tacco di Lo Surdo, si porta palla fuori, bisognava gestire meglio questo pallone. Rientra il quinto uomo della formazione ospite. Leone intercetta anticipando la Mazzoccolo davanti alla porta, tiro dalla distanza dell'Ammalato, intercettato da Volpicella, posizione centrale davanti alla porta, ci voleva più forza. Volpicella, Borraccino, Leone va a chiudere sulla Borraccino, Volpicella, gira ancora palla la formazione ospite, Barbaro al tiro, palla toccata in calcio d'angolo, Barbaro dietro per il tiro al volo della... E il gol! E il gol! Lo Surdo! 4-0! Intercetta e mette la palla in rete dalla propria porta a 1 minuto e 16 secondi dal termine. Lo Surdo porta a 4 le reti della formazione lametina. Dopo lo 0-0 del primo tempo, ora siamo sul 4-0 per le lametine e continua a mantenere il quinto uomo in campo il Molfetta. Sarebbe importante per le lametine non subire reti, sarebbe la seconda partita consecutiva, dobbiamo stringere i denti, non subire reti, anche la differenza reti potrebbe essere importante in questo campionato. Un minuto al termine della gara, 4-0 per la formazione della Metina, ottima, grande la Liuzzo che para, va al tiro, questa volta era centrale il tiro ma c'è la Volpicella che aveva recuperato e intercetta il tiro della Liuzzo. Lancio lungo verso... E il gol! Grande gol di Lo Surdo sul lancio di Liuzzo a 39 secondi dal termine. Lo Surdo porta a 5 le reti della formazione lametina, sfiora di quanto basta per evitare l'intervento del portiere. 5-0 per le lametine. Ultimi 30 secondi, Malato va a chiudere sulla Di Corato che ora torna in panchina e rientra il portiere. Sono 8 reti per la Lo Surdo in questo campionato con le due reti odierne. Per ora il capocannoniere della squadra, poi 5 reti la Linza che ricordiamo è infortunata, ancora Lo Surdo sbaglia la direzione questa volta. 7 secondi al termine della gara, 5-0 per la formazione lametina, ancora Lo Surdo che intercetta e finisce qua la gara, finisce qua, 5-0 per la formazione lametina sul futsal Molfetta. Le reti tutte nel secondo tempo, doppietta di Mirafiore, poi il capitano Anna Leone ed infine la doppietta di Sharon Lo Surdo a chiudere la gara con il 5-0. È tutto, grazie per essere stati con noi a seguire questa gara, grazie da Tonino Scalisi. Sindaco Paolo Mascaro festeggia la Royal Team Lamezia con una bella vittoria, la sua presenza è anche a quella dell'assessore Astorino, perché comunque oggi si è celebrata una bella giornata di sport e di gemellaggio, ce lo spiega direttamente lei sindaco.
Sì, no, è bellissimo questo, vedere che tra realtà sportive della città si possa avere questo momento di unione, di gemellaggio, di intessere rapporti che sono positivi, è bello, di buon auspicio per tutto lo sport lametino, credo che ne abbiamo bisogno. Diciamo che fa bene, soprattutto viste le ultime vicende tribolate degli ultimi anni, dell'ultimo anno e mezzo della Vigor Lamezia, si cerca di portare serenità anche con la collaborazione tra diverse squadre di Lamezia. Sicuramente, ma io credo che la Vigor Lamezia per un attimo, sia a livello dirigenziale, giocatori, tifosi, città, debbano per un attimo dimenticare il passato, nel senso scordiamoci per un attimo che comunque avevamo toccato calcisticamente parlando, e per quella che è la storia della nostra città avevamo raggiunto il paradiso, quindi poiché purtroppo siamo tornati nell'inferno, dimentichiamo per un attimo il paradiso e passo dopo passo cerchiamo tutti insieme, senza polemiche, di poter riportare anche il calcio a Lamezia, ove Lamezia comunque aveva negli anni dimostrato di meritare di stare. Di partite della Vigor non dico che le hai viste tutte nella storia della Vigor, ma una buona parte. Oggi la Royal che impressione ti ha fatto, seppur calcio a 5? Allora, oggi ho visto solo il secondo tempo e sono stato un portafortuna perché ho visto i 5 gol, mi ha fatto un'ottima impressione, ma io già l'avevo seguita lo scorso anno, anche quest'anno continuo a seguire la Vigor Lamezia, ho visto tutte le partite in casa della Vigor, credo che sia la Vigor che la Royal potranno raggiungere i loro obiettivi. Un'ultima cosa, Paolo, sulle strutture, c'è questa struttura iper sfruttata, ma meno male che ci sia questa. No, meno male che c'è, ma meno male che crediamo prestissimo di poter avere accesso al finanziamento, perché per quanto riguarda le strutture sportive lametine abbiamo aderito immediatamente alla possibilità di avere questi finanziamenti agevolati, perché io ritengo fermamente che questa struttura necessariamente ha bisogno di questo restring, cioè nel senso questa è una struttura che oggi sarebbe inagibile e noi dobbiamo portarla all'agibilità piena, e credo che anche il Dippolito debba passare al sintetico, perché è fondamentale anche per un migliore e maggior utilizzo dello stadio stesso. Ultima cosa, bella impressione questo palazzetto pieno, no? Oggi giornata festiva, però la gente ha risposto bene. Sì, ha risposto bene, ma io l'ho vista, a dire il vero, pieno anche con la pallavolo, quindi conferma che questa è una città che comunque ha bisogno di eventi sportivi, partecipa, è una città che può essere in crescita anche sotto il profilo sportivo, quindi l'impressione è sempre bellissima quando si vede tanto calore e tanta passione. Fine gara con mister Diego Iessi del Futsal Molfetta, una partita difficile, però il primo tempo siete riusciti a contenere la formazione della Royal, poi inizio secondo tempo c'è stata quella doppietta di Mirafiore che è un po' scombussolato, diciamo, i piani. Sì, noi siamo venuti qua in formazione molto rimaneggiata, tant'è vero che avevamo in lista 3 portieri, cosa che, diciamo, è difficile da vedersi, però abbiamo cercato di fare il nostro gioco, ci siamo riusciti, prendo nel primo tempo ci siamo riusciti abbastanza bene. Ovviamente non avendo tanti cambi la stanchezza si fa sentire, al primo errore che abbiamo fatto la Royal, che è una signora squadra, non lo devo mica dire io, ci ha puniti, poi è venuto il secondo gol subito, a 8 minuti dalla fine ho provato a giocare col portiere di movimento, ci è andata male, però non posso rimproverare nulla alle ragazze che hanno dato tutto quello che potevano. In effetti quello che notavo anche io in telecronaca è che praticamente non aveva fatto nessun cambio, mi meravigliava anche che la Mazzuoccolo tutto il primo tempo è rimasta fuori, forse aveva anche qualche problema. La Mazzuoccolo non doveva giocare perché ha preso domenica una botta al petto, non riesce a respirare, non riesce a correre, abbiamo provato, mi ha detto mister proviamo, anzi devo solo ringraziarla a dire la verità, però pazienza. Il campionato non, per noi non doveva essere una tappa questa importante, noi siamo partiti per salvarci, abbiamo vinto con due delle nostre avversarie per la salvezza, credo, e comunque è una squadra che è in crescita, considerando che rispetto allo scorso anno abbiamo cambiato 10 dodicesimi, per cui
È ovvio che dobbiamo pagare lo scotto della matricola, però ci sta. Sì, ricordiamo che siete una neopromossa, ma comunque avete preso delle ragazze abbastanza esperte di questo campionato. Ricordiamo che avete la Borraccino che ha vinto il campionato con l'Arcadia lo scorso anno, poi c'è appunto la Mazzuoccolo, la Volpicella che vengono da squadre di Serie A, diciamo. Ma il problema è proprio quello, far giocare le ragazze in un unico modo, perché poi alla fine ognuno giocava in una squadra diversa con un modulo diverso. La difficoltà è proprio quella. Poi se si unisce che abbiamo questa difficoltà, non riusciamo ad allenarci tutti insieme perché per un acciacco o per un altro, ma tanto il campionato è lungo, noi penso che faremo bene alla fine, penso. Ha già detto che hai incontrato delle dirette concorrenti per la salvezza, in generale che opinione si è fatto di questo campionato dopo 5 giornate giocate, diciamo questa è la sesta, però le 5 le abbiamo già viste. È un campionato livellato in alto, tranne 2-3 squadre, credo. Però noi, ripeto, a prescindere adesso che abbiamo vinto fuori casa, noi abbiamo giocato le prime 6 partite, tranne le 2 dirette concorrenti, con 4 squadre che l'anno scorso si sono classificate al massimo della classifica. Considerando che Real Santos e il Salinis dell'anno scorso, per me, cioè io non posso dire nulla, io aspetto il girone di ritorno, il girone d'andata è da per studiare, il girone di ritorno poi vedremo che cosa sapremo in genere, poi un altro campionato perché si aggiustano le cose, si conoscono gli avversari, quindi si affronta anche in modo diverso. E certo, noi stiamo imparando, questo è anche per tutti noi è nuovo. Vabbè, io avevo già fatto la Serie A col Fai Molfetta, però era da un po' che ci mancavo, per cui sto anche imparando, conoscendo le nuove realtà, considerando che poi c'è la Serie A d'Elite che è un livello credo molto più alto, e per cui la Serie A d'Elite, se non ricordo male, ogni squadra in rosa 6-7 straniere, le italiane sono tutte in Serie A, per cui il livello per forza di cose è molto alto. Però a dire la verità ce n'è qualcuna tipo il Santos che ha più straniere che italiane, però ci sta anche in questo campionato. Beati loro che se lo possono permettere, magari avessi pure io la facoltà, la possibilità di prendere non due un pivot e un centrale difensivo, perché Borraccino, come avete visto, nonostante fosse un pivot, oggi ha dovuto giocare centrale difensivo. Che non mi è dispiaciuto proprio, anzi, perché abbiamo il capitano. Fa l'esperienza giusta anche per fare. Abbiamo il capitano infortunato, un pivot con il crociato lesionato, Barzuoccolo che aveva questo problema qui, ma noi non ci lamentiamo, è giusto che risultato giustissimo, non possiamo dire nulla. Oddio, dopo il primo tempo si sperava magari certo, io ero convinto che chi segnava per primo vincesse la partita. Certo, quando la partita è sullo 0-0 che non si sblocca, poi voglio dire sul 2-0 non conta più, perché col portiere in movimento se riesce a fare gol è bene, altrimenti rischi, come giustamente la Royal, come ha avuto la possibilità, ci ha punito. Però dovevo pur provare a fare qualche cosa, insomma, tanto perdere 2-0 o perdere 4-0, per sempre 3 punti la squadra avversaria prende, io sempre 0 punti prendo. Almeno proviamo quello che magari può essere utile per le prossime partite. Certo, abbiamo imparato a fare qualche cosa di diverso. Allora, mister Carnuccio, 5-0 al termine della partita, ma dopo il primo tempo forse nessuno sperava in un 5-0, magari ci saremmo accontentati anche di un 1-0. Il mister ospite diceva che classica partita dove chi sblocca poi magari riesce a vincere la partita. Ma io credo che si sono affrontate due buone squadre, anche il primo tempo c'è stato un buon equilibrio in campo, un buon ritmo, delle buone giocate sia da una parte che dall'altra, ed anche delle occasioni, anche la nostra squadra, credo che il primo tempo abbia avuto qualche occasione in più della squadra del Molfetta. Secondo tempo noi abbiamo anche qui corretto qualcosina, cioè non abbiamo giocato come il primo tempo. Noi il primo tempo, se fossimo andati in vantaggio, avremmo ovviamente lavorato su determinate situazioni, il secondo tempo abbiamo lavorato su altre situazioni, e così come spesso ci capita, cercando di modificare quello che è il nostro assetto, siamo arrivati
a concludere, a finalizzare e a portare a casa questo risultato molto importante contro una squadra alla quale devo fare i complimenti, perché è una squadra anche ben organizzata, devo dire, con buona individualità. Un risultato importante anche perché a sbloccare nel secondo tempo la partita è stata Giusy Mirafiore con una doppietta. Diciamo che una giocatrice come lei, che l'anno scorso è stata il capocannoniere della squadra, ha bisogno di segnare gol nei momenti importanti della partita per caricarsi, per avere quello slancio in più. Ma io sono molto contento per questo, perché la vedo in allenamento impegnarsi con tanto sacrificio, e quindi sono contento che oggi abbia segnato due reti importanti per la squadra. Ma devo, consentitemelo, perché questa è stata una settimana difficile, con due partite ravvicinate contro due squadre che ci hanno messo anche in difficoltà. Non dobbiamo guardare il risultato finale, dobbiamo guardare il modo con cui la squadra arriva a questo risultato finale, con tanto sacrificio, e quindi devo ringraziare tantissimo le ragazze, perché si stanno allenando con grande disponibilità e sacrificio, e in campo stanno mettendo il cuore e quella coesione giusta che ci permette di andare avanti. Poi ha segnato anche Sharon Losurdo, che aveva segnato già la tripletta sabato. Oggi ha segnato altre due reti in modo spettacolare, che questo fa bene anche per il pubblico, no? Per attirare il pubblico addirittura dalla propria porta, e poi dall'altra parte davanti al portiere con il lancio di Liuzzo. È uno schema che già Liuzzo aveva tentato diverse volte di dargli la palla, alla fine ci è riuscito. Anche qui debbo fare i complimenti alla Losurdo, perché ha interpretato benissimo quello che noi proviamo e quello che noi indichiamo anche nelle varie situazioni di gioco. Il pubblico per noi è importante. Voglio ringraziare personalmente tutti i tifosi che sono venuti, tutte le persone di Lamezia che sono venute oggi a sostenermi in una giornata festiva, perché veramente ci danno quella spinta, quella carica, e nei momenti di difficoltà della partita riescono sempre a starci vicino. È una componente importante questa, in un campionato difficilissimo, con squadre molto difficili da affrontare, avere dalla parte nostra questo grande pubblico di Lamezia è un'arma in più, e voglio ringraziarlo personalmente. Domenica ora si va a Bisceglie, non è il Bisceglie dello scorso anno. Ma è comunque una buona squadra anche questa, cioè non è che una squadra lo scorso anno, ma anche questa è una buona squadra. Tutte le partite sono difficili, questo l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ripetuto, dobbiamo prepararci per bene, cercando di studiare l'avversario come facciamo sempre noi in settimana, e cercando di migliorare sempre anche qualche situazione di gioco che oggi è apparsa un po' incerta, per cercare di tirare sempre il massimo da questa squadra. Assente anche in questa partita Erika Linza, quanto ne avrà da stare fuori? Ma Erika, adesso dobbiamo valutare bene la situazione. Lei dovrà sottoporsi a determinati esami per vedere, insomma, l'entità del suo infortunio. Ha una grande voglia di rientrare, un grande spirito di rientrare, e questo sicuramente le consentirà di accorciare i tempi. La cosa importante è capire bene quello che è il problema, lavorarci sopra con delle terapie adeguate e poi riportarla a quella che sono i suoi standard, che quest'anno abbiamo visto essere standard superiori rispetto a quelli dello scorso anno, e anche qui abbiamo, diciamo, un'arma in più rispetto a quella che era la passata stagione. Sulla via del rientro, se così possiamo dire, così spendiamo una parola anche per lei, mi sembra Alessandra Marrazzo, che piano piano si sta avvicinando, diciamo, al momento del rientro a pieno regime nella squadra. Fondamentale anche lei. Lei è il capitano, lei sa che deve svolgere un ruolo importante non solo fuori dal campo ma in campo, e deve anche lei cercare di darci una mano d'aiuto. Non è possibile affrontare un campionato così difficile rispetto e migliorato rispetto allo scorso anno senza avere anche l'apporto di Alessandra Marrazzo, che è stata una delle protagoniste l'anno scorso della passata stagione e che deve rientrare, e sono sicuro che rientrerà su quei livelli. A
Aquapool, piscine e depurazione acque in via Desenzi alla Mezzia Terme. Impero by Arzente, biancheria per la casa, intimo uomo e donna, corso Numistrano 53, la Mezzia Terme.